amici di Spoglio Rosso, siamo alla nuova puntata del nostro Cantuccio dello Sport con Davide e abbiamo un ospite che è Michael Previati, difensore del Casabuttano, che noi l'anno scorso abbiamo scelto come miglior difensore di seconda categoria, il nostro pallone d'oro, che ha già curriculum, diciamo. Prima di parlare del Casabuttano con lui, partiamo dalle altre partite, cominciamo dalla partita del Castelvecchio. Castelvecchio ha pareggiato su Zara, che di per sé è un buon risultato, però c'è un problema. Il Suzzara ha fatto ricorso perché Castelvetro, secondo il Suzzara, ha schierato un giocatore squalificato che è Allevi, e il problema è anche più grosso, se vogliamo, perché Allevi sarebbe stato schierato dall'inizio del campionato senza poter, cioè, avendo questa squalifica da scontata la scorsa stagione. Un po' una spada di Damocle che pende sulla testa del Castelvetro. Esatto, adesso c'è il ricorso. Che stava aspettando un provvedimento. Ah, il ricorso oggi è uscito che si prende del tempo, che è la prassi, il giudice per valutare, però la prassi è normale. E dopo ci sarà la decisione. Se dovesse essere sfavorevole a Castelvetro, il problema è grosso, perché nel futuro rischia di perdere la partita con la consultata. C'è il rischio di subire anche una penalizzazione. Sì, che secondo me non è molto sensata una penalizzazione del genere, in quanto mi sembra un po' troppo pesante. Rischia di rovinare anche la partita. Si dà persa una partita che ha giocato, che dovrebbe essere qualificato, e finisce, che io sappia, no? Ma perché qui essendo tutte le altre partite coinvolte bisogna vedere una cosa, 10 punti di penalizzazione. Questa è l'interpretazione che gira, non sappiamo ancora se sarà così, Il regolamento non è chiaro. Esatto, bisogna sapere com'è il regolamento e quale può essere il provvedimento. Ma io ho provato a chiedere a qualche esperto, ma non ho saputo dare una risposta definitiva, esatto. Quindi aspettiamo. Però diciamo che Castelvetro è un problema serio, perché se si arriva a questa penalizzazione li rovina un po' tutto. Una bella mazzata, peccato, stavano andando bene. Anche il risultato di Suzzara non è un brutto risultato, un pareggio di Monta, siamo gatti, però comunque sul campo dimostra sempre di avere valore, e quindi sembra un vero peccato. Poi dopo può essere anche una diretta concorrente, la cosa importante di me. Allora dici che sono contento. No, a parte gli scherzi, è una mazzata. Non si ci non si augura mai nessuno, no. Oh, dai, ci mancherebbe. È giusto giocarsi sul campo, con il limite esterno. Poi Lostiano di Ferranti, imprecazioni, diciamo, perché ha perso una partita un po' assurda, nel senso che lo Sardinese è andato subito male, è partito malissimo, ha preso dei gol, ha rimontato 2-3 occasioni, poi 90 rigore per il possibile 3-3, l'ha sbagliato e quindi ha vinto il Sardinesco. Direi una domenica nera. Quello come te, che è abbastanza focoso per una partita in quel modo lì, non so cosa ha fatto. Ma l'ha persa anche di peso. Questi quasi con la testa, però. Ma al solito. Però comunque era parlato con Fruma che farà anche per. No, ma la squadra con prestazione tolto il primo quarto d'ora. No, però mi ha detto Emilio che vuole più che altro, mi ha detto l'episodio del rigore sbagliato alla fine, quello ci sta. Aveva tirato fuori il rigorista Chiazzini, l'aveva tirato bravo, fuori. Ragazzo giovane. Esatto, ha tirato questo ragazzo qua, sbagliato. E però dice che la cosa su cui vuole lavorare, vuole capire, è questo sfarione iniziale. Mi ha detto hanno iniziato a prendere una mentalità completamente sbagliata. Che hanno pagato. E in effetti è stato poi dopo determinante, ma è completamente risultato. Eh sì, perché dopo non rimontare, quando prendi due gol subito, ne vuoi. Dopo due, è salito. Poi c'è il PV 010 che, diciamo, all'inizio campionato, alterna una partita buona, una negativa, è stato perso col Trabuino, che è un avversario forte, però il mio ci può anche stare, però per quelli che sono gli obiettivi del PV 010, questa continua lontananza rischia di minare un po', diciamo, il raggiungimento degli obiettivi stagionali, perché avanti così non riesce a entrare al primo. Il percorso, eccetera. Resta capire il perché di questi alti bassi, che sulla qualità della squadra non ci sono molti dubbi. No, anzi, però è una squadra che abbiamo detto già inizio anno, che insomma, sono tutte gente di qualità, giocatori di qualità, il mister preparato, dovranno trovare, diciamo, tra di loro, no? La sinergia giusta. Ecco, secondo te fino a quando hanno tempo per lavorare, per eliminare, quando è che è un momento dopo il quale è troppo tardi? Ma sai, nel calcio è talmente facile fare una striscia positiva e mettersi in posizione. Poi ragazzi, è arrivato Ferranti, tra l'altro. È un attimo, nel calcio insomma si può sempre fare in tempo, fare una striscia positiva e ad arrivare alla centrale di obiettivi anche in ritardo. Poi c'è Robecco, che è come il Borgo Vigilio, che sarà bloccato, sicuramente, però ha vinto, ha fatto 4 gol. Robecco, che dall'inizio campionato, sembra che è una squadra che ha per salvarsi, ha fatto dei bei progressi, quindi sta facendo dei punti, sta a una qualità in avanti che gli permette di continuare a provare, perché ancora Eric Girelli, e dietro, sì, questa volta con 2 gol, però si è un po' messo a posto. Diciamo che si vede che strada facendo sono riusciti a lavorare sulla squadra e a migliorare. Chiaro che devono soffrire fino alla fine, perché l'obiettivo stagionale, la Sabizza anche all'ultima giornata. Certo. Però questi risultati qua, secondo me, sono molto incoraggianti. Vabbè, infatti,
sicuramente ragazzi, si inizia a mettere qualcosa, a mettere via quella scelta. No, e poi una squadra che appunto riparte, una categoria del genere che ci sono, fa partire facendo dei punti, ti dà un po' di fiducia per un po' più di agio magari per affrontare le partite con meno pressione, con meno, meno ansia, e quindi magari permette di giocare un campionato più tranquillo. Veniamo al nostro ospite che si fa una partita che ha fatto un bel risultato, perché ha giocato sul campo della prima in classifica, ha fatto il 0-0, che risultato che ha perso solo col calcinato, che per una squadra, ma pare che è stata anche una partita un po' condizionata da errori arbitrari, un'altra cosa. Però calcinato non ci attacchiamo a quelle cose lì, perché calcinato è fuori dal campionato. Esatto, cioè, perdere col calcinato ci può stare, sì. A parte quando non avete mai perso, quindi per il percorso netto. Sì, peccato, perché 4 gol presi, per come sono venuti, perché fino al 40esimo eravamo in partita, ce la stiamo giocando, e dopo è successo quello che è successo, però come ti ripeto sono extraterrestri. Ci mette il primo posto, è già... Sì, è già garantito, è già scritto. Non c'è dubbio su quello. A parte ci fanno cose, però... In condizioni normali fanno un po' di condizioni normali. Secondo me anche il Bomber... hanno anche investito di più del gatto. Perché adesso siamo una ventina di gol. Hanno già fatti 3. Sta facendo una... Esatto, dai, una cosa a senso. Voi però avete giocato contro l'attuale prima in classifica. Che veniva dalla sconfitta del calcinato 4-0, quindi non era facile andare... contro la prima classifica. Avete preso un punto e non avete preso gol. E non abbiamo preso gol, sì. È una grandissima bella squadra anche loro, ma ha fatto meno impressione del calcinato. Però sono una squadra più quadrata, prendono molto meno gol, infatti è la miglior difesa del campionato. Però non era facile, abbiamo strappato un punto e noi siamo contentissimi. Perché questo che sono buttato fino adesso, appunto, ha perso solo col calcinato, ha fatto tanti punti. Il vostro segreto qual è? Cioè, qual è la dote migliore? Allora, noi lavoriamo bene nella fase proprio di transizione, quando perdiamo palla, che rientriamo tutti nei 30 metri e da lì ci gestiamo per poi ripartire in contropiede. Questo è importantissimo. Questo è importante. Far fase di non possesso palla, che ognuno sia in posizione, sì. Non a discapito della fase offensiva, magari lasciare concedere, che dopo sono cose che si pagano. Tu sei tornato, che hai già giocato a Casalizzano. Sì, io finalmente sono svezzato a Casalizzano, esatto. In prima squadra. Come, a livello di difesa, come vi trovate? Che tipologia di difesa avete? Se è una difesa fisica, una difesa che gioca sull'anticipo? Sì, guarda, allora, a me piace molto giocare sull'anticipo. Poi abbiamo gli altri centrali così, che sono molto fisici. Il segreto è darsi una mano tutti. È una collaborazione, sì. Cioè, che la fase difensiva è sempre quella di trovare la sinistra. Poi, tra l'altro, avete perso quasi subito. C'è cioè, che in forma all'inizio, che era Rosso, che ha fatto 5 gol in 3 partite. E tra l'altro, oggi è il suo compleanno. Quindi, gli auguri. Ha fatto 5 gol in 3 partite, poi si è fatto male. Poi si è fatto male nella partita, l'ultima di Coppa, il giovedì. E sta rientrando adesso, praticamente domenica sarà a disposizione in panchina. Tra l'altro io so che lui è sempre stato un giocatore delle grandi potenzialità, che ha una testa un po' particolare. Sì, il suo curriculum è quello. Esatto, pubblicamente ha detto che tu gli hai dato una mano. Io e lui siamo 6 anni che giochiamo, sì, 3 a Castelleone, 2 alla Grumulus e quest'anno. Vedendolo anche in allenamento, le qualità di un giocatore è fuori discussione. Il problema è quando si ha quell'età lì, la testa fa quello che vuole lei. Quindi si è messo candidato. Ci sono passato anch'io, diciamo, e quindi mi sono messo. Quindi capisci perché. Lo capisco, tra virgolette, e allora anno per anno non capivo perché lui faceva metà stagione bene e metà poi si lasciava un po' andare. Poi l'episodio che c'è stato a Lugomello così. Si è proprio disfatto. Sì, no, una fatta grossa. E deve dire grazie a Casal Buttano che gli ha dato questa chance per ripartire, nonostante una categoria in più. Lui infatti è stato consapevole di questa cosa qua, ha lavorato benissimo e i risultati, infatti ha fatto 5 gol in campionato, altrettanti in Coppa. Peccato per questo infortunio, perché il giocatore che proprio ci dà profondità. Invece, a differenza di lei, potete migliorare ancora. Sì, perché quello che proprio perché noi con le altre due punte, Terry e Camino, ci vengono incontro quando la palla, invece lui è proprio il giocatore che ci dà profondità, è fondamentale come squadra. Vabbè, sì, sono poi giocatori che segnano e poi segna, vede la porta. Poi dopo si dice anche tu dagli una mano, magari che fa no, vada per me, la quadratura per ci sto parlando tutta estate. Lui andava a correre per i fatti suoi, anche in preparazione, guarda, non è... ci sono stato dietro perché ci tengo alla persona. Era un peccato vederlo metà stagione, una stagione sì, una stagione no. Un peccato, certo. Ecco, adesso un'ultima domanda
domanda è questa. Fermo restando che un calcio giustamente si affronta una partita alla volta e questo sono d'accordo, ma se tu dovessi dire adesso di filmare come giocato per cosa buttano, qual è l'obiettivo che in questo momento ci vuole? Ma guarda, noi allora non ci nascondiamo il fatto che la società è, ci ha detto chiaro e tondo che era una stagione con una salvezza tranquilla a dispetto l'anno scorso che si sono salvati all'ultima giornata. Quindi siamo partiti benissimo, le prime quattro partite sono state 4 vittorie. Queste 6 partite abbiamo fatto 5 pareggi e una sconfitta, ma bisogna vedere anche con chi abbiamo giocato. Siamo andati a Paragoino, un'ottima squadra, abbiamo pareggiato. Calcinato, Sporting Club, su Zara, che sono partite per la preparazione il 18 luglio, un mese prima di tutte le altre. Sì, sì. Zara è una città. Perché loro hanno infatti, quando abbiamo giocato noi contro, c'era il Bomber che ha giocato una Serie B, gli hanno consegnato la maglietta. Quindi. Anche sul Zarme ha strappato un punto, là da loro con i tifosi sembra di giocare a Sant'Angelo, quindi voglio dire, e adesso vengono le partite che sono alla nostra portata, dove dobbiamo cercare di vincere, risollevare quello che dobbiamo trovare. Diciamo che la sua salvezza tranquilla non la fine, ti accontentati solo di quello? La salvezza, prima la salvezza, poi tutto quello che arriva ben venga, giochi anche più tranquillo, ci siamo capiti. Però dico la verità adesso. Però una squadra che da quello che ho sentito parlare, con l'affettamento che avete, con comunque le qualità anche dei singoli a questo punto e anche la condizione che sono di avere finora, secondo me in questo momento no, qua peccato, si no. Può parlare di Germania salvezza, ragazzi, dai. Sì, ma lui è giusto, il giocatore è giusto, che non si deve giocare a provare la linea dell'umiltà, no? Possiamo dirlo noi, non possiamo dire giocare a provare. Certo, dopo no, ci prova lì, non sempre. Ci si pensa perché si gioca domenica dopo domenica, però. Poi gli episodi sono sempre lì, vediamo come va, dai, così. Poi il girone di ritorno è sempre un po' incognita, nel senso che le squadre ti conoscono. Puoi avere un calo per fare i giocatori, forse possiede anche le azioni che sono le affazioni del gioco. Ultima partita di prima, che è nato il girone con Milano, Casalesi ha perso col Bardi, che è una passata con i Pagoni, capitale, che è sempre una mezza classifica. Quindi, diciamo, complessivamente le squadre che vanno di prima categoria non stanno facendo male, meglio di altri anni. Sì, c'è questo problema del Castelletto, vediamo come finale, noi ci auguriamo che ne riesca in tempo. Noi due ci auguriamo. Esatto, lui è più meno. No, comunque sì, no. Ci mancherebbe, dai, sì, è vero. Se rovinerebbe il campionato, hai un progetto di una società e bisognerebbe che ci sto mettendo in impegno, no? Ah, ci mettono l'anno. Dai, per una disattenzione, non è stata una cosa. No, sicuramente non c'è mai questo. Esatto. Chiaro che c'è il regolamento, cosa prevede il regolamento, cosa è successo? La politica c'è, non si è mai, c'è stato un altro stabilito, infatti, ma si apre regolamento, e niente, quindi aspettiamo la settimana prossima i risultati di domenica e anche gli sviluppi di questa cosa, che sarebbe stato meglio se fosse, però c'è. Appuntamento alla prossima settimana. Buona serata.